Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada. Tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io li esorto a difendere, andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le condizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di condizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte. Giovani che mi ascoltate, lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno.